chi convive con la beta talassemia dedica ogni giorno ore e ore ogni settimana alla malattia e alla sua gestione. In media sono 4 le ore che impiegate ogni settimana per esami specialistici e 19 i giorni in un anno dedicati soltanto alle trasfusioni. Insomma, è una malattia che ruba tempo. A misurare l'impatto che la gestione della beta talassemia ha sui pazienti e sui caregiver è ora un'indagine nazionale svolta appunto sui diretti interessati nell'ambito della campagna Strade Parallele Beta Talassemia Voci, Immagini, Bisogni, promossa dalla Società Italiana di Talassemia ed Emoglobinopatie e realizzata con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals. Nell'ambito della campagna Strade Parallele Beta Talassemia Voci, Immagini, Bisogni avete realizzato un'indagine nazionale su pazienti e caregiver che fa emergere in maniera molto concreta qual è l'impatto, il peso della malattia su chi ne soffre. Quali sono i dati principali che sono emersi? Il paziente con beta talassemia e il suo caregiver dedica alle cure per la propria patologia ore e ore. Parliamo di in media per ciascuna trasfusione oltre le 4 ore, quasi 5 ore. Parliamo di più di un'ora di spostamento per e dal centro ospedaliero in cui si cura. Parliamo di un'ora abbondante per altre visite, esami e controlli. E tutto questo ovviamente è un impegno continuativo e frequente, si parla di 2 volte al mese e ogni mese, quindi. Questo ha un impatto fortissimo sulla qualità di vita del paziente stesso e del caregiver, che in qualche modo si vede detratto del tempo che non può dedicare alla propria professione, non può dedicare al proprio svago, non può dedicare al proprio benessere, ai propri momenti. Voi avete anche sottolineato una differenza di percezione di queste difficoltà rispetto alle varie fasce di età e, come facilmente immaginabile, per i giovani è molto più penalizzante. Che cosa viene fuori? Esattamente, proprio la fascia 20-40 anni è quella più impattata da questo impegno per la cura della patologia. I 20-40 anni sono anche quelli che si vedono un po', che devono rivedere la propria vita in termini di programmi. Parliamo di programmi per il futuro, di allargamento della famiglia, parliamo di programmi col proprio partner, quindi sicuramente, ed è anche poi la fascia che più impattata psicologicamente, quindi sicuramente una fascia a rischio, una fascia su cui bisogna fare grande attenzione. Che cos'è la beta talassemia e quante sono le persone colpite in Italia? La talassemia è una malattia genetica, è un deficit quantitativo di una o più catene della globina, dell'emoglobina. Sostanzialmente, per farla semplice, è una anemia. È una anemia rara, ma che in realtà non è così rara in Italia, soprattutto in determinate zone. Si contano almeno 7.000 pazienti, dico almeno perché in realtà uno dei problemi è il fatto che noi non abbiamo il numero esatto dei soggetti affetti. Non esiste infatti al momento, ma dovrebbe esistere a breve, un registro nazionale. Quindi questo non ci permette peraltro di allocare le risorse in maniera adeguata. Certo. Ecco, come viene gestita oggi questa patologia dal punto di vista delle terapie? Si riesce a guarire oggi da questa malattia? Oggi non si riesce ancora a guarire, nel senso che ci sono delle prospettive di guarigione che considero assolutamente vicine e promettenti, ma che non sono ancora disponibili per i pazienti al di là delle sperimentazioni cliniche. Quindi la terapia si basa sulle trasfusioni, che per una grossa parte dei soggetti sono regolari, nel senso che devono essere fatte ogni 2-3 settimane per garantire una vita simile a quella delle persone che la talassemia non ce l'hanno. Conseguenza scontata, inevitabile delle trasfusioni regolari è l'accumulo di ferro. Accumulo di ferro che deve essere contrastato con terapie quotidiane, che fortunatamente adesso sono soprattutto orali. Comunque una piccola parte dei pazienti continua a utilizzare il primo farmaco reso disponibile decenni fa per via parenterale. E le terapie ferrochelanti effettuate appunto tutti i giorni della propria vita servono a prevenire
delle terribili complicanze che possono portare a morte precocemente il paziente e possono determinare anche una grossa compromissione della sua qualità di vita. Sono soprattutto le complicanze endocrine, epatiche e cardiache. Nell'ambito della vostra campagna di sensibilizzazione Strade Parallele, Elma Research appunto ha condotto un'indagine a livello nazionale che fa emergere proprio il peso di questa patologia sui pazienti e i loro caregiver. Da quello che lei mi dice si intuisce che chiaramente a rubare più tempo sono le trasfusioni, ma c'è anche dell'altro, c'è anche una questione organizzativa di disponibilità delle terapie sul territorio. Che cos'è che toglie più tempo? I centri in Italia non sono tutti uguali, non offrono ai pazienti le stesse opportunità. Quindi molti pazienti inevitabilmente e direi anche giustamente tendono ad andare nei centri che possano garantire loro dei percorsi più consolidati che poi si riflettono su una maggiore probabilità di vivere a lungo e bene. Questo significa per esempio anche spostarsi rispetto al luogo di residenza per effettuare le trasfusioni. Ma non c'è soltanto la trasfusione. Dicevo che la talassemia è una patologia che ha molte sfaccettature, molte complicanze, è di per sé stessa un mondo, quindi i pazienti devono effettuare accanto alla terapia trasfusionale anche tutta una serie di controlli che sono sia di laboratorio sia strumentali per prevenire e riconoscere precocemente le complicanze della patologia. Ci sono poi tutta un'altra serie di problematiche, i colleghi hanno citato la carenza di sangue, anche qui noi diciamo semplicemente una trasfusione ogni 2-3 settimane, ma in alcune regioni soprattutto, come per esempio la Sardegna dove io vivo, la carenza di sangue è ormai cronica, si è aggravata anzi in questi ultimi anni. E questo significa per esempio che il paziente a volte non riceve la quantità di globuli rossi a cui avrebbe bisogno e quindi deve ritornare il giorno dopo oppure deve ritornare dopo un intervallo più breve di quello che sarebbe auspicabile. Tutto questo impatta enormemente, inevitabilmente, sull'attività lavorativa, sulla scuola e così via. Quindi sono tanti gli aspetti che sarebbero da migliorare anche dal punto di vista organizzativo, in attesa che per una parte di loro, almeno io vorrei dire tutti, ma forse sarei troppo ottimista, si aprano appunto delle terapie curative. Oggi la situazione dei pazienti che soffrono di beta-talassemia è sicuramente migliorata rispetto a qualche anno fa, grazie anche al Sistema Sanitario Nazionale, però abbiamo tante sfide ancora davanti. Quali sono quelle più urgenti? Indubbiamente bisogna proiettarsi in avanti, per cui se guardo dietro dico che tanto, come lei ha giustamente ribadito, è stato fatto. Se pensiamo che questa è una patologia tipicamente pediatrica e che i pazienti morivano in età pediatrica, oggi chi nasce oggi ha un'aspettativa di vita che potrebbe essere sovrapponibile a quella di un paziente senza patologia. Ciononostante io guardo il futuro e lo vedo anche più roseo, perché ci sono in cantiere tante nuove prospettive. Questo ci permetterà di dire, come abbiamo detto e ribadito con questa campagna promozionale, che quelle che sono fino ad oggi delle strade parallele possono finalmente ricongiungersi. Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato un libretto che lei aveva realizzato che si chiama Diamo l'acqua rossa, se non ricordo male. Mettiamo l'acqua rossa. Che cosa contiene il libretto e con quale finalità lo ha realizzato? Questo libro è stato pubblicato nel 2020, viene oggi citato perché per dare voce ai pazienti, così come io avevo inizialmente pensato, cioè quello di raccontare la malattia, quindi nei suoi vari aspetti, scegliendo 10 pazienti, perché ognuno aveva delle peculiarità che potessero raccontare quella che è la storia della malattia, come questa è cambiata nel tempo, come sia cambiata anche la terapia, come sia cambiata anche il modo di affrontare per esempio una gravidanza. E questo mi ha permesso di fare una pubblicazione nella quale, dopo ogni storia, devo dire tutte toccanti, io racconto quell'aspetto della patologia.
Oggi è stata lanciata questa campagna molto bella, Strade parallele, il significato del tempo nella beta-talassemia. Ci racconta in che cosa consiste e come si svolgerà? Allora, la campagna si svolgerà attraverso delle affissioni sia digitali che fisiche, naturalmente sulle testate giornalistiche, in internet e nel mondo social. È una campagna estremamente importante perché mira a sensibilizzare, a riportare, ad informare e a portare sicuramente l'interesse su quella che è il problema della beta-talassemia in Italia e anche a rifocalizzarci, cosa che non c'era, che ormai erano anni che non si parlava più di talassemia. Saranno delle immagini che ripercorreranno un po' alcuni momenti della vita di ognuno di noi. Un'immagine particolarmente importante dove, per esempio, a fronte di una valigia, quindi che ci consente di pensare a 19 giorni di vacanza, il paziente talassemico, oltre ai 19 giorni di vacanza, fa anche 19 giorni di trasfusione all'anno. Tutto questo impatta notevolmente sul tempo e quindi il motivo per cui SITE, insieme a... ha promosso la campagna e ha avuto il contributo non condizionante da Vertex per portarla avanti, è proprio questo, rifocalizzarci sul tempo, su come gestiamo il tempo e la qualità del tempo e della vita del paziente talassemico.